un'accoglienza senza nessuna prospettiva, un'accoglienza che ha la grave responsabilità di abbandonare decine e decine di persone nella sola Bologna e decine di migliaia su tutto il territorio nazionale a un destino di irregolarità e di criminalità. Sono almeno una cinquantina i ragazzi titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari che si trovano a Bologna senza una sistemazione. Ci risulta che la regione Emilia-Romagna sta ricevendo 5 milioni di euro. Ad oggi la regione Emilia-Romagna ha accolto poco più che 300 persone. Nessun tipo di intervento finalizzato al loro inserimento, alla loro integrazione. Sono trascinati, costretti a diventare dei deviati. È molto semplice. Non hanno nessuna prospettiva di futuro, non hanno nessuna prospettiva di trovare un lavoro. Vengono da Lampedusa. Questa è l'accoglienza che viene data ai titolari di un permesso per motivi umanitari, a persone che sono definite profughi. Passi immediatamente dalla protezione civile che gestisce le catastrofi alle politiche sociali che gestiscono l'integrazione e l'accoglienza. Questo è un problema di integrazione, è un problema di accoglienza, è un problema di diritti, è un problema di dignità, è un problema di uguaglianza. Chiesto un incontro con il presidente della regione Vasco Errani e abbiamo pensato che fosse nostro dovere esigere appunto un incontro con le autorità che coordinano questo progetto. Io volevo farvi questa proposta perché penso che dei problemi si discuta meglio quando ovviamente se ne parla in modo approfondito, sedendosi a un tavolo e guardandosi negli occhi. Propongo una delegazione a un numero, una decina di persone, chi volete voi, insomma, i problemi rappresentati sono, ci mancherebbe, problemi che questa regione discute quotidianamente, perché sono all'ordine del giorno, stiamo cercando anche diverse soluzioni, credo che sia corretto parlarne. Redigere una lista con i nominativi delle persone che sono appunto senza una sistemazione e una lista che deve essere inoltrata al responsabile dei servizi del comune, il funzionario Cristo Mesani, e hanno più volte dichiarato che le decisioni vengono prese a livello nazionale in modo che non ci sia una disomogeneità nell'accoglienza tra le regioni, tra l'Emilia-Romagna e le altre regioni. Noi ribadiamo che è un problema anche di rischio di marginalità. Centinaia di persone resteranno appunto a Bologna con appunto rischi molto forti per tutta la comunità e per il futuro appunto di loro stessi.